Qui sono radunate tutte le opere originali che Sheppard Ferry ha realizzato per sostenere la candidatura alle elezioni di Barack Obama negli Stati Uniti. Nel senso che il Museo di Washington possiede solo parte di queste opere. Quindi siamo realmente davanti a una collezione unica e i cittadini italiani, a parte che verranno anche dall'estero a vedere la mostra, possono realmente vedere qualcosa di molto particolare, molto speciale. Dopo Warhol arriva al Pan Sheppard Fairey, l'artista di strada americano più noto col soprannome di O'Bey, fra i più celebrati della scena contemporanea. Oltre 90 opere di O'Bey sono da oggi in mostra al Palazzo delle Arti di Napoli, in un'esposizione eccezionale che per la prima volta mette assieme le celebri quadricromie di Barack Obama, simbolo della campagna elettorale americana del 2008. Si tratta della prima mostra museale di Sheppard Fairey in Europa, non solo in Italia. Quindi Napoli sta ospitando un evento, direi, di valenza internazionale. Artista oscillante fra il gesto ribelle e la riflessione sui segni della comunicazione di massa, O'Bey comincia la sua carriera artistica nel 1989, tappezzando con migliaia di adesivi di André the Giant la città di Providence. La campagna visuale, benché priva di significato, si riproduce viralmente e gli adesivi compaiono a Boston, Los Angeles e persino a New York. O'Bey rappresenta questo, la speranza disubbidiente, quella che non ti uniforma o ti conforma ai valori dominanti della globalizzazione, ma che cerca di aprire nuove strade della comunicazione, della socialità, dei grandi valori della pace, contro il razzismo, per la giustizia. E quindi, come dice O'Bey, obbedire, ma obbedire al popolo, non ai poteri dominanti. Organizzata da Password Onlus in collaborazione col Comune di Napoli e curata da Massimo Sgroi, la mostra propone anche alcuni inediti, fra cui Capitol Hill, la monumentale tela realizzata per la città di Venezia, che si può ammirare nella sala centrale al primo piano del PAN. La mia organizzazione, Password Onlus e l'amministrazione del Comune di Napoli hanno voluto fortemente questa mostra di altissimo valore artistico contemporaneo. Infatti vede per la prima volta in Europa una mostra museale di un artista famoso ormai in tutto il mondo. Questa struttura e questa città si candida sempre di più a ospitare mostre di altissimo livello. Del resto anche i numeri di visitatori al PAN negli ultimi mesi sono straordinari e credo che anche questa sarà una mostra che avrà un grandissimo successo. Napoli sempre più con un profilo internazionale sulla cultura e questo sarà il nostro obiettivo strategico anche per il 2015. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato e la domenica mattina fino al 28 febbraio.